Salve gente, qui il vostro capitan Sandel Chan e salve a te, o travaglio. Hai visto quante e quali novità ci sono? Incredibile. Matteo Renzi, il capitano, quello che è diventato con lestezza, Gatto Parduzia, il capitano della nave, del PD, quella che tu chiamavi la nave senza capitano, e che t'ha combinato? Prima diceva con Berlusconi mai, e adesso è diventato così berlusconiano, che non solo i suoi lo criticano di essere troppo berlusconiano, ma addirittura sai chi lo ha criticato di essere troppo berlusconiano? Più Berlusconi di Berlusconi, è lo stesso Berlusconi che ha detto: io ero moderato, quasi andavo a sinistra, e invece mi ha superato sulla destra il nostro amico Renzi. Hai capito? Perché lui ha fatto delle cose molto più dure di quelle che avrei fatto io. Hai capito? Lui è più assolutistico, più dispotico. All'inizio diceva mi piace, ma adesso dice non mi piace, troppo estremista, troppo duro, troppo rigido, troppo coerente con le mie idee. Ma voi vi rendete conto in che paese avete la fortuna di vivere per sentire queste cose che vengono dette nei TG? E a nessuno gliene frega niente, perché nessuno reagisce. Hai capito? Cose incredibili, come quando Giulio Andreotti disse: in fondo Nino Pecorelli se le andava cercando le cose, e nessuno disse nulla. Adesso il tanto oppositore Matteo Renzi non è criticato dai suoi del PD per essersi avvicinato troppo a Berlusconi, ma addirittura Silvio Berlusconi lo accusa di essere troppo berlusconiano. Veramente, in questi giorni poi è morto un grande scrittore, Gabriel García Márquez, che scriveva col suo realismo magico, ma io non credo che neanche nel terzermondista Macondo sarebbero state possibili storie come quelle che provengono dal Parlamento e dal Senato italiano. Veramente, altro che Macondo, altro che Repubblica Bananera. Ma avete capito? Tanto appoggiato Berlusconi e Matteo Renzi, che non solo i suoi, ma addirittura lo stesso Berlusconi ha detto: calmati, scendi giù di giri, scendi giù di tono, capito? Perché qua l'unico che può essere berlusconiano sono io, non farti troppo il berlusconiano, se no esageri, passi dalla misura. L'unico che può essere estremista in senso berlusconiano gemi, hai capito? Non tu, è così, cronache dell'assurdo, dell'impossibile, come direbbe Castaneda, cronache da una realtà separata. Arrivederci e alla prossima. Spero di no, però ce ne saranno i prossimi.